cares? Bella a tutti ragazzi, qui Golis e ben ritrovati sul canale di The Maniac. Signori, oggi siamo qui con questo nuovissimo video su Call of Duty Black Ops 3. E come vi avevo detto nello scorso episodio della storia di Call of Duty Black Ops 3, oggi ci ritroviamo nel rifugio per vedere un po' tutte le cose che possiamo fare e magari darvi anche qualche consiglio. Allora, prima di tutto di fronte a noi troveremo l'archivio dati. Nell'archivio dati, accedendo, potremo trovare svariate cose. Prima di tutto troveremo emblema e tag clan, che queste sono cose settabili anche dalla pausa normale del menu principale. Poi il biglietto da visita, la musica, qui abbiamo i video che sblocchiamo noi durante le missioni. Abbiamo anche quello di Shadows of Evil. Poi abbiamo la galleria, che ci illustra tutte le foto delle mappe in cui noi abbiamo svolto le missioni. Quindi noi ovviamente ci troviamo fino a Provocazione, che Provocazione è stata l'ultima missione che abbiamo fatto, e quindi ci troviamo queste immagini. Poi troviamo le armi, in cui qui vengono mostrate tutte le armi. Qui vedete con R3 potete muovere le cose, e qui avete tutta la lista del appunto delle armi. E poi ci ritroviamo il codex, che non so cosa sia, però va bene, c'è tipo una specie di guida, dati della settimana eccetera eccetera. E poi se andiamo in alto a sinistra, dove c'è l'archivio dati, vedete che c'è la modalità Dead Ops 2 Arcade, che è un'altra modalità sempre a tema zombie, che vi porterò sicuramente sul canale. Però voglio prima finire le serie che già sono in corso di sviluppo, di fase, non mi ricordo come si dice. Ho detto una cosa e poi non so come si dice. Ok, questo è per quanto riguarda l'archivio dati. Poi subito sulla sinistra troveremo il guardaroba. Il guardaroba ci fa intendere subito che ci porta alla personalizzazione del nostro personaggio. Come vedete, io qui ho sbloccato 5 caschi, tra cui sottocopertura, prototipo, blackout e trafficante d'armi e quarantena. E poi ovviamente il corpo, ne ho sbloccati 4: sottocopertura, blackout, trafficante d'armi e quarantena. E poi abbiamo prototipo, che è quello base, diciamo. E qui possiamo cambiare il sesso del personaggio da maschio a femmina. E poi vabbè, qui possiamo cambiare anche l'aspetto e basta. Vedete qui, ok. Dopo il guardaroba troviamo diciamo il baule con i collezionabili. Andiamo ad aprire e qui troveremo tutti i collezionabili che abbiamo raccolto durante le nostre missioni. Sendo che io le ho raccolte dalla prima all'ultima missione, però non vi ho fatto vedere nei primi due video. Se le volete, commento qui sotto. Sono divise in 3 categorie: piccoli, medi e grandi. Ovviamente noi di grandi abbiamo trovato solo questo pannello Vitol, che sta, se non mi sbaglio, nella seconda missione, anzi non nella prima, è nella prima missione. E niente, sono appunto divise in queste categorie e ogni oggetto ha una sua descrizione, che ovviamente non sto qui a leggervi. E con questa stanza, diciamo che con questa cosa qui abbiamo finito. Però è un po' difficile da sbloccare le medaglie, perché sono degli obiettivi abbastanza difficili. Vedete honors, e qui si metteranno ogni volta che noi sbloccheremo appunto questi onori delle targhette dentro a questa teca. Andando avanti subito diciamo ci troviamo nella parte centrale del rifugio, che ci porta diciamo alle armi. Allora andiamo subito qui a questa, ci porta ai cyber nuclei, poi dopo andiamo a vedere anche le armi. Allora, durante le nostre partite nella campagna noi andremo a sbloccare dei kit di fabbricazione. Come vedete in alto a destra io ne ho 12, e con questi noi potremo sbloccare le cyber abilità. Come vedete io qua ne ho sbloccate diverse per ogni di classe principale. Ho sbloccato delle sottoclassi. Quelle principali sono controllo, marziale e caos. Secondo me le più importanti sono queste. Poi ovviamente io vi consiglio di sbloccare subito immolazione e sciame accecante, che sono ottime.
E poi, vabbè, durante gli episodi della campagna vi farò vedere appunto cosa potenzierò. E questo è per quanto riguarda i cybernuclei. Ogni cybernucleo è importante perché ogni cybernucleo fa una cosa a sé, ok? E questa, diciamo, è una cosa che non va trascurata perché in battaglia ci potrebbe salvare molte volte il culo. Qua invece abbiamo costruttore d'armi. Allora, qui andremo a creare ciò che sono i progetti delle armi e appunto le verniciature. Le verniciature ovviamente sono sempre le stesse. Qui, come potete vedere, ho creato, cioè, cose a caso. Vedete anche qui è CR1 che si chiama Maniac 93, vedete qui c'è una specie di mimetica, chiamiamola un po' come volete voi, anche qui vedete l'M87 e sono semplici da creare, sbizzarritevi voi se siete fantasiosi, potete creare veramente delle bellissime cose oppure seguendo delle guide, cosa sono le guide? Delle guide su YouTube, ce ne sono a migliaia di migliaia. E poi abbiamo qui Maestro d'Armi che ci permetterà di creare delle alternative alle armi normali che noi abbiamo. Vedete qui ho creato questo CUDA che è tipo impossibile con questo mirino Cole. Poi abbiamo un FMG, una canna lunga, un calcio regolabile, caricatura aumentato, calcio e poi abbiamo la mimetica. Ovviamente possiamo fare anche una foto a quest'arma perché è troppo bella, è troppo overpower. Quindi e GG. Ok, possiamo andare avanti. Salviamo ovviamente. Possiamo andare avanti. Oltre alla progettazione delle armi, infine abbiamo l'armeria. L'armeria ci servirà per creare, io non so parlare, per creare le classi che noi andremo ad usare in battaglia. Ogni volta che ci si presenterà davanti a noi, diciamo, una cassa che ci permetterà di cambiare l'equipaggiamento, oppure a ogni inizio del round, noi potremo scegliere di cambiare la classe che avremo creato nel nostro rifugio. Come vedete, abbiamo 5 classi. Io, per esempio, tengo il CUDA, l'XR2, BRM che serve sempre, il KN e il Locus che è importante. Quindi tenete sempre questi, diciamo, queste armi e non tenete mai fucile a pompa perché nella campagna non servono. Quindi io vi consiglio di tenerle così, scusatemi. E infine, appunto, i kit di fabbricazione, come per i punti di sblocco nel multiplayer, servono per sbloccare appunto le armi. Come vedete qui, si sbloccano, più andando avanti più si sbloccano le armi, però ovviamente non sono in ordine come sono nel multiplayer. Per esempio qui dopo il CUDA c'è subito il faro che si raggiunge tipo nel multiplayer a livello 31 e poi il Razorback che si raggiunge a livello 46, però queste sono cose che al momento non ci interessano. Molto bene, qui solite cose e le classi sono come quelle del multiplayer. Molto bene, questo è per quanto riguarda l'armeria. Poi, qui abbiamo tipi che aggiustano i computer, bravi, questi sono quelli di Tom Sarper. E poi qui abbiamo diciamo una modalità aggiuntiva molto molto interessante che ho provato già svariate volte. Allora, ora ci sediamo. Guardiamo lo schermo e ci immergiamo. Allora, ragazzi, questa è una modalità abbastanza interessante che potrebbe, diciamo, far gola e far incuriosire molti molti di voi. Allora, in cosa consiste questa modalità? In poche parole, noi ci troveremo in un'arena composta da quattro, diciamo, torri e dovremo cercare di superare dei round. In questi round appariranno i nemici che noi incontriamo normalmente nella campagna. Una battaglia, diciamo una partita in questa modalità dura 16 round. Più andiamo avanti con i round e più sarà difficile, diciamo, portarli a termine. Io sono arrivato al round 6, ho fatto un punteggio di 8170, ma non mi sono neanche troppo, impegnato. Voi all'inizio diciamo, di ogni arena, se vogliamo chiamarla arena, possiamo personalizzare l'equipaggiamento come meglio crediamo. Possiamo aggiungere doppie letali, doppie tattiche, tre wildcard, la secondaria, quanti oggetti vogliamo. Vedete, non c'è limite come nel multiplayer che sono 10.
qui possiamo sbizzarrirci veramente veramente tanto, ed è una modalità che veramente ho apprezzato quando ho provato. Quindi se volete magari vedere qualche video sclero, perché è veramente scleroso come sclerosa come modalità di gioco, quindi se la volete sapete cosa dovete fare. Ovviamente ci sono tre medaglie, bronzo, argento e oro. Ovviamente raggiungendo la medaglia oro si ottengono 3 kit di fabbricazione e 7500 punti esperienza e diciamo, ovviamente come si intuisce, è il punteggio più alto. Non esiste diciamo, una medaglia oltre l'oro, non esiste il platino, ad esempio. E questo è per quanto riguarda la modalità di combattimento, che non sto qui a farvi vedere, magari vi porterò in un altro video. Diciamo che sostanzialmente il rifugio è questo. Qui abbiamo il registro delle missioni che ci porta, diciamo, un po' ai resoconti delle nostre missioni, agli encomi che abbiamo fatto, le prestazioni, la precisione, i collezionabili. Possiamo selezionare le missioni, qui vedete. Abbiamo le missioni che abbiamo giocato, poi questa è la missione che andremo a giocare nel prossimo episodio, quindi già vi ho spoilerato tutto. Qui abbiamo i nomi di tutte le cose che ovviamente ora sono oscurati perché non abbiamo ancora giocato e mi pare ovvio. Quindi ragazzi, qui dice a modalità esperto, puoi prepararti al rifugio prima di cominciare la missione, la selezione di questa missione non influirà sui tuoi progressi nella campagna. Una cosa interessante quanto non lo è. Quindi ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato d'aiuto. Condividetelo con i vostri amici se magari vogliono essere aiutati a capire un po' meglio come funziona il rifugio. Qui andremo alla missione successiva. Quindi ragazzi, lasciate un bel like di supporto, un commentino se avete dei dubbi. Ringraziate come sempre nei commenti il telefono che squilla, anche se è silenzioso, non capisco perché. Comunque, che altro? Noi ci salutiamo qui, ci rivediamo in un prossimo video sempre su Call of Duty Black Ops 3 e da The Maniac è tutto. Enjoy!